Buonasera, ben ritrovati, buon anno nuovo 2014. Continuiamo ad essere nelle vostre case di giovedì in giovedì, solo che cambia l'ultima cifra. Fino all'altro ieri era 3, oggi è 4, 2014. 21 e 18 per chi ci guarda in diretta, proprio per testimoniare che siamo qui 2 gennaio sera per riprendere il filo che abbiamo lasciato qualche sera fa nella sera di San Silvestro. Di solito, ecco, si butta dalla finestra le cose che più ci hanno dato fastidio e che vogliamo lasciarci indietro, vogliamo distruggerle anche materialmente per non ritrovarcele nell'anno nuovo. Questa trasmissione vuole proprio dare questo senso, di traghettarci dal vecchio al nuovo, cercando di modificare per quanto è possibile le cose che ci hanno procurato noia e dolore nel 2013. Questa prima trasmissione del nuovo anno la facciamo con due ospiti gentilissimi che sono intervenuti stasera qui con noi, lasciando ovviamente il periodo di festa. Sapete, in questo periodo siamo un po' più lenti, le scuole chiuse, gli uffici che tardano a riaprire. Insomma, loro invece sono qui, nei secoli fedeli a Teleschi. Salutiamo e ringraziamo innanzitutto Gennaro Giavetta. Buonasera Gennaro, buon anno e Buonasera, buonasera grazie per altrettanto. essere qui. E non Buonasera. poteva mancare, reduce dall'ennesimo, l'ottavo mi pare, bagno del primo dell'anno, il professore Gianni Vuoso, che vi confermo è qui, cioè della serie vivo e vegeto, asciutto perlomeno, dopo, però pioveva qua fuori, quindi rischiavate di venire comunque bagnati di pioggia e non dall'acqua del mare di ieri. Noi stasera con questi due signori parleremo di quale tipo di viabilità sostenibile per il comune di Ischia, ma anche per l'isola di Ischia. I nostri suggerimenti ormai sono cose trite e ritrite, le abbiamo dette e raccontate. Vogliamo fare il riassunto anche dei disastri che sono accaduti sulle nostre strade questo 2013. Vedremo due o tre momenti purtroppo tragici e purtroppo per chi ci è passato non li dimenticherà sicuramente, soprattutto per le famiglie che sono rimaste colpite. Ma prima di entrare dentro alla nostra chiacchierata, farei un prologo, ecco, della serie. Ecco, cominciando proprio da Vuoso, che cosa di questo 2013, Gianni, a livello viario vorresti dimenticare, che non ci fosse più, che cambiasse per il 2014? L'amministrazione comunale. Per le Ho strade, per detto la no, viabilità. per parecchie cose, insomma, per la mancanza di progettualità, per la mancanza di idee, per la mancanza di presenza proprio in questo paese. Non c'è, quindi si dice l'isola che non c'è, l'amministrazione che non c'è. Ci sono tanti amministratori però che stanno là chiusi nel loro orticello a curare il proprio orticello, a far sì che le proprie piantine crescano, eccetera, però dimenticando che il comune, non dico l'isola, vabbè, io punto all'isola, ma che il comune di Ischia è una entità unitaria più vasta del proprio orticello. E purtroppo finché siamo sempre a questi comuni singoli, purtroppo siamo sempre agli amministratori che singolarmente si preoccupano di essere eletti, ma dimenticando di progettare, di pensare. Dimenticavamo che il famoso rappresenta anche Certo, l'associazione dei piccoli. certamente, Farebbe parlo forse anche, quest'anno un esatto, rilancio delle schede per questo. sarebbe una svolta storica, l'ho ripetuto pure l'altro giorno in un mio intervento sul giornale, e quindi credo che veramente bisognerebbe cambiare pagina, perché non è possibile, insomma, amministrare un paese in questo modo, come Intanto si Gianni, dice da noi, scusami. a spizzichi e minuzzi, cioè con piccoli interventi richiesti da Intanto questo, scusami, richiesti da ma nel quello. frattempo qualcosa cambia, cioè non c'è pace lì alla mandra per il senso di marcia Ma di quel tratto di quello strada. cambia Una volta si sempre, scende, una allora volta si voglia, sale. come no, In questo cambia periodo sempre. cosa succede? Si sale, si scende, Adesso si sale, adesso si sale. perché così hanno chiesto i commercianti, così ha chiesto Eugenio Marzio e così il sindaco ha deciso, perché ovviamente non è che si decide perché si pensa, no, di seguire una strada, no, si decide perché oltre 100 commercianti, Lanfresco, presidente dei commercianti, ha chiesto di risolvere i problemi commerciali ed economici di Ischia Ponte, invertendo la viabilità lì ad Ischia, il senso di marcia a Via Pontan, e quindi loro pensano che adesso hanno risolto tutto. Ma non è che qualcuno si è seduto, si è messo là a discutere, a pensare,
a inquadrare via Pontano nell'ambito del comune di Ischia. No? Complice anche il fatto dei lavori al parcheggio della Siena, immagino. Sì, no? Ma il lavoro al parcheggio poi dimostra un'altra assenza e latitanza dell'amministrazione. E l'ha dimostrato tutto il tempo, il periodo che era già i commercianti, ma anche gli abitanti di Ischia Ponte, in modo particolare pure di via Pontano, eccetera, hanno chiesto delle soluzioni, hanno chiesto degli interventi, ma questo non c'è stato. Eppure questa amministrazione sapeva da tempo che cosa sarebbe andato, cosa avrebbe voluto fare Santaroni col parcheggio, quando sarebbero iniziati i lavori. No, i permessi li hanno rilasciati pure loro, quindi sapevano perfettamente. Purtroppo questo non avviene, perché si aspetta l'ultimo momento per fare delle cose. E oggi vai a vedere là via Pontano, via Seminario, all'inizio è un inferno tutti i giorni, ma non perché il senso di via Pontano sia in un modo o sia in un altro, ma perché non c'è stato nessun intervento, non è stato progettato niente. Eppure, se andiamo a chiedere un pochino in giro, io so addirittura di proprietari di terreni nelle vicinanze che avrebbero addirittura dato la disponibilità per realizzare un parcheggio. E sarebbe una cosa veramente essenziale, una svolta veramente essenziale. Avremmo tolto un monopolio in quella zona, voglio dire, creando altri parcheggi. Ma almeno avremmo risolto un problema e un disagio per il momento. E là c'è stato il disagio di via Nuovo Cartolomano, il disagio di via Pontano, il disagio di via Seminario, il parcheggio là di San Antonio, che è sempre strapieno, insomma, ormai non ce la fa. Non riesce più a contenere il parcheggio tutto. Di Marzio, no? Il parcheggio sta vicino al Mare Blu, che in effetti oggi lo vediamo un po' frequentato dalle macchine, perché Marzio ha detto: io apro il parcheggio se mi invertite il senso di marcia a via Pontano, che secondo lui le macchine, non gli automobilisti, non si fermerebbero nel suo parcheggio, se le auto scendessero, invece si fermano se le auto salgono. E vabbè. Questione psicologica. Questione psicologica, che devo Gennaro dire. Giametta, tu che eccoci, ovviamente dicevi già la tua, da uomo della strada, no, che sei stato per anni a vedere in realtà come funziona. Dico, è Eugenio Marzio che io saluto perché è un amico mio, ma il discorso che cambiare il senso, per esempio, siccome è l'unico parcheggio, o lo hanno di qua o hanno di là, sembra l'hanno ahí, cioè il discorso scendono, o salgono. Certo, il discorso è questo qua, scendendo ci vanno e poi se ne salgono dall'altro lato. Basta segnalare che c'è un parcheggio, benissimo, quando lo segnali bene... Segnali il parcheggio qua. Oggettivamente, per una valutazione proprio di viabilità, sensi unici, eccetera, quando io ho lavorato nella polizia municipale, con amministratori ci confrontavamo, e ogni soluzione per quanto concerneva un traffico oppure un piano traffico nei caratteri generali, si teneva conto delle esigenze della cittadinanza, delle persone, del commercio, di tutte queste cose qua. Personalmente, e lo sa bene il professore, con il senso che stava prima, che abbiamo tentato altre volte di farlo, diamo un respiro alla popolazione di via Pontano e di tutta la zona della Mandra, perché facendo le entrate, uscendo dal seminario, c'è più vivibilità e anche loro hanno diritto a non inquinarsi, e quindi andando dritto per Ischia Ponte, per la via Antonio Sogliuzzo, era una soluzione, e andando per ascendere per via Pontano era un'ottima soluzione. Tant'è vero che una volta si pensò pure di, questa era un'idea mia che poi ne ho parlato tante volte, di creare proprio dei parcheggi sottoscritti proprio per aiutare la popolazione della Mandra, dei posti, cioè noi volevamo fare delle ipotesi che poi dopo sono, cioè in tutti i modi, lungo l'asse della via Pontano, 50 posti macchina proprio numerati per il cittadino di quel luogo, riservati per a via la Pontano. Strada che doveva percorrere, cioè eravamo proiettati su queste cose qua. Poi una serie di vicissitudini mi hanno distratto. Non voglio entrare in soluzione. No, ma comunque noi, cioè, prima di finire di lavorare, il senso di via Pontano fu cambiato, è stato cambiato, e quindi
la circolazione. Ma non per un capriccio, dobbiamo ricordare. Per delle considerazioni. Io faccio un fatto tecnico. Non per un capriccio degli abitanti della No. Soprattutto per evitare l'ingorgo, certo, il blocco di traffico, perché le fotografie, le immagini, in video, che si creano per uscire da Subbioso Nuzzo. Su tutto il traffico convogliato in Ischia Ponte, va bene? Proiettato per via Pontano, uscirà la via Francesco Sogliuzzo con i veicoli per immettersi sull'Antonio Sogliuzzo, i veicoli provenienti da Ischia Ponte, e quindi si crea Ressali. Meno male che poi è stato cambiato a via Leonardo Mazzella. Va bene, quindi è stato cambiato qualche cosa, pur migliora, perché quelli che vengono da Ischia Ponte devono andare magari a Barano oppure a Leonardo Mazzello. Possono tagliare, ma la riduzione è sensibilissima, il concetto. Venendo i veicoli, per esempio una processione, si tende sempre a deviare tutto per via Pontano. È tutto quella. E le processioni sono infinite. Ecco il discorso. Come vedete, l'argomento è sempre, come dire, scottante, è presente, non passa anno, giorno, mese o settimana che la soluzione è ancora lontana da venire, perché ecco, si fanno questi correttivi giustificati o non giustificati e comunque non si riesce a trovare la quadra, ecco, non si riesce a capire qual è la strada giusta, ma soprattutto quella definitiva. Noi stasera però vogliamo parlare di quanto siano pericolose le nostre strade e quanto sia difficile ancora oggi girare per le nostre strade e non incorrere in qualche incidente. E ci sono stati, ahi noi, in questo 2013 degli incidenti stradali purtroppo mortali in quella che è stata soprannominata la superstrada della morte. Altri ragionamenti, altri discorsi, critiche, punti di vista, promesse ancora non realizzate, e siamo all'inizio del 2014. Di questo incominceremo a parlare con le immagini dei servizi dell'epoca. Ahi noi, purtroppo è cronaca di ieri per non dimenticare. Tra poco, dopo la nostra pubblicità, il telegiornale non c'è più, è già andato in onda, voglio dire, prima c'era anche il 120, no? Ricordate, di ora in ora, adesso abbiamo un po' modificato, ed altre modifiche ci saranno nel corso di quest'anno, però uno alla volta, incominciamo piano piano, la pubblicità tra poco. Un Natale alla grande, scegli le grandi offerte della ditta La Raspata. La ditta La Raspata, specialista nei prodotti congelati e surgelati, ti propone grande qualità a prezzi super convenienti. Guarda le nostre locandine, le trovi nei punti vendita selezionati. Ecco alcune proposte per i tuoi piatti natalizi. Trance di pesce spada prima scelta, 13,20 € al chilo. Gamberi argentini per frittura, grammi 500 a 8,60 €. Gamberi Black Tiger, 1 kg, 5,50 €. Preparato per risotto e spaghetti, grammi 250 a 1,65 €. Frittura di mare Preziosi Secondi, grammi 500 a 5,50 €. Patatine Avico, 1 kg, a 1,49 €. Salatini per aperitivi Rispo, grammi 250 a 1,65 €. Il Natale è più buono se scegli La Raspata, gli uomini del freddo. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Scopri la comodità del gas e la convenienza delle offerte luce. Coop Gas. Contattaci online www.coopgas.it. Chiama il numero verde 800 917 917 o passa al nostro ufficio di Ischia in via Morgioni 82. Gas più luce. Coop Gas. Comodità più convenienza.
Buono Pubblicità. Dal 1962, da un'idea di Pino Buono, la pubblicità sull'isola d'Ischia. Buono Pubblicità, grafica e stampa, spazi stradali, tabelle 6x3, maxi poster, frecce indicative, insegne, pubblicità televisiva. Grande qualità, grande convenienza. A Ischia Porto, in via Casciaro 2. Buono Pubblicità, tutto il buono per la tua azienda. Tele Ischia, allarga i suoi orizzonti. Tele Ischia, LCN 89. Se non vedi Tele Ischia o non vedi bene, risintonizza il tuo decoder. Allora, dicevamo la superstrada della morte, ci concentriamo soprattutto su questa strada, benché anche in altre zone dell'isola ci sono stati incidenti stradali mortali, ma la polemica è sorta ed è continuata soprattutto lì, sulla superstrada, per i correttivi che sono stati più volte evocati, preannunciati e non ancora realizzati, speriamo di vederli in questo 2014. Allora facciamo un passo indietro, ma non troppo nel tempo, siamo agli inizi di marzo, il 10 marzo. Vediamoci questo stralcio del telegiornale. Domenica di sangue sulle strade isolane. Drammatico incidente stradale sulla superstrada. Il 23enne Alfredo Francescon ha perso la vita e Giovanni Giuseppe Ferrandino, di 20 anni, figlio del sindaco di Ischia, è stato ricoverato all'ospedale di Zori per ferite non gravi. I due erano appena usciti da una discoteca. L'auto, carambolata sull'asfalto, si è schiantata contro la ringhiera della strada. Per Alfredo, catapultato fuori dall'auto, fatale il volo di una decina di metri che lo ha fatto cadere sulla casa sottostante la strada. Incidente mortale. L'isola si interroga. Il sindaco di Forio ritorna sugli autovelox. I Verdi chiedono posti di blocco notturni. Dino Ambrosino del PD di Procida invita ad una riflessione più attenta del fenomeno. Ancora sangue sulle strade isolane, ancora giovani vittime di incidenti stradali. Un giovane di 23 anni, Alfredo Francescon, ha perso la vita ed un altro, Giovanni Giuseppe Ferrandino, di 20 anni, figlio del sindaco di Ischia, è ricoverato all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno per ferite non gravi. I due, verso le 4.30 di domenica mattina, erano appena usciti da una discoteca e si trovavano sulla superstrada di Ischia in direzione di Casamicciola. L'auto, probabilmente per la forte velocità, è carambolata sull'asfalto e si è schiantata contro la ringhiera della strada. Alfredo, sbalzato fuori dall'abitacolo dell'auto, ha fatto un volo di una decina di metri, finendo sulla casa sottostante la strada. La notizia ha subito fatto il giro dell'isola, mentre sul posto si recavano le forze dell'ordine e le ambulanze e venivano avvertiti i familiari e gli amici. La strada è rimasta interrotta per gran parte della domenica mattina per consentire i rilievi. Il corpo senza vita del giovane Alfredo è stato trasportato a Napoli per l'autopsia. Il sindaco di Forio, Franco Regine, dopo l'incidente mortale avvenuto sull'isola, si chiede: perché la prefettura non autorizza noi comuni a piazzare l'autovelox lungo le arterie isolane? Questo è il problema principale. Dalla prefettura non autorizzano nessun comune dell'isola, nonostante le richieste fatte, prosegue Regine, e per questo dobbiamo immediatamente predisporre un tavolo istituzionale con la prefettura perché siano immediatamente predisposti dei presidi fissi di controllo della velocità. Senza questi autovelox non si tiene sotto controllo il territorio. Dobbiamo fermare questa che sulle strade dell'isola sta assumendo sempre più i connotati di una strage, aggiunge dal canto suo il presidente della Fondazione Opera Pia Iacono Avellino Conte, Celestino Vuoso. Chi vuole un piano traffico generale e i comuni dell'isola devono fare scelte radicali, afferma Vuoso, che con la fondazione che presiede nei mesi scorsi, dopo una serie di incidenti mortali, si è fatto promotore di un bando rivolto ai giovani. Ascoltiamo ora il commento del giovane consigliere del PD di Procida, Dino Ambrosino. E siamo il giorno dopo dell'ennesimo lutto che è provocato sulle strade, giovani in incidenti stradali, giovani isolani che perdono la vita in incidenti rocamboleschi. La società si interroga, ma vediamo cosa ne pensano chi ci guarda dal di fuori, dall'esterno, i cugini di Procida. Ne parliamo con Dino Ambrosino, giovane consigliere del Partito Democratico. Quando arrivano queste notizie dalla vicina isola di Ischia, qual è la vostra reazione?
Innanzitutto esprimiamo cordoglio nei confronti delle famiglie di questi giovani coinvolti e poi diciamo, e credo che nell'isola di Ischia avvengano con una certa frequenza questi generi di incidenti, per cui va seriamente messo in discussione questo sistema di mobilità, anche il discorso della velocità troppo alta con la quale viaggiano sia i ragazzi sia gli adulti. In piccolo noi abbiamo vissuto a Procida una situazione del genere nel mese di novembre del 2012, e anche perché anche a Procida è successo un incidente mortale, anche in quel caso determinato dalla eccessiva velocità con cui ci muoviamo nei nostri autoveicoli. E io credo che a Procida sicuramente senz'altro, ma anche a Ischia va aperta una forte discussione, bisogna mettersi in discussione, perché non soltanto dobbiamo salvaguardare le vite nostre e dei nostri figli, ma anche comunque l'immagine turistica che Ischia ha. Essere sui giornali, nelle cronache televisive nazionali in continuazione per colpa di questi incidenti che si verificano con troppa frequenza, sicuramente è un danno anche per la vostra immagine turistica. È un problema di strade, tanto le strade sono sempre quelle, ormai la nostra sopraelevata è stata soprannominata purtroppo la superstrada della morte, perché quasi sempre è lì che accadono le cose. Giusto l'altro ieri era venuta la notizia che finalmente la provincia è riuscita a trovare i soldi per fare l'illuminazione, ma credo che non sia soltanto un problema di illuminazione. È un problema di abitudini, noi spesso a Procida riflettiamo proprio su questa circostanza. C'è l'abitudine quando si entra nel veicolo di andare ad eccessiva velocità, perché avviene quasi un fenomeno di alienazione dalla realtà. E invece la realtà è fatta di pericoli, può succedere in qualsiasi momento che casomai chi ci precede o chi ci segue fa una manovra sbagliata. E il fatto di avere una velocità eccessiva riduce la nostra capacità di reazione. Ci sentiamo spesso sicuri noi nei nostri autoveicoli senza valutare che i pericoli possono venire dall'esterno e sono imprevedibili. Allora va fatta una buona educazione, al di là del fatto che bisogna fare una buona manutenzione delle strade. Sicuramente il problema dell'illuminazione sulla sopraelevata è stato determinante in molti casi, però è necessario che soprattutto nei confronti dei giovani facciamo un momento di educazione, perché il veicolo sia uno strumento per spostarci, una comodità, e non un qualcosa che invece ci fa piangere poi con questi lutti veramente inspiegabili. Gli argomenti allora li avete sentiti, sono quelli che poi sono stati dibattuti anche in una trasmissione che facemmo qualche mese dopo, a seguito del secondo incidente stradale mortale. C'era anche in studio Gennaro Giametta all'epoca, a luglio. Allora, autovelox, cos'altro? L'illuminazione? Insomma, Gennaro, siamo qui a riassumere con questi fatti che cosa dobbiamo aspettarci adesso? Cosa dovrebbe succedere di questa benedetta o maledetta strada della morte? Vorrei soltanto ricordare, cioè fare un excursus per significare un attimo la realizzazione di quella strada, ex strada statale numero 270, che era una strada a scorrimento veloce, tant'è che nel raggio di 1800-2000 metri di quando è lunga la strada non c'erano varchi sugli esterni. Poi successivamente, speculazione edilizia annessa e connessi, si sono creati tanti varchi successivamente, quindi non è diventata, ha perso la funzione di strada a scorrimento veloce, quindi è rimasta la strada a scorrimento veloce con entrate ed uscite in senso longitudinale, non so se sono state perseguite oppure meno. Detto questo, poi sono successi questi incidenti, non sono d'accordo sulla strada della morte, perché quella è una strada normale, è una strada, cioè è inerte, non si muove la strada, non c'ha il coltello in mano oppure la pistola. Sono morte delle persone, con tutti i rispetti per quelle che sono morte, perché non si è osservata la regola del codice del stradale. Tante persone che dovevano immettersi in quei varchi che primitivamente erano abusivi, poi furono sanati, e immettendosi hanno impattato con veicoli che salivano. Lo dico questo a ragion veduta, perché mi sono trovato a rilevare diversi incidenti stradali, conferite pure mortali. Quindi ho constatato, e gli altri operatori di polizia hanno constatato, l'elevata velocità che perché certi incidenti, purtroppo, se sopra un contachilometri bloccato, si blocca a 120 e 130,
considerata la frenata prima dell'impatto, eccetera, vuol dire che non osservavi il divieto di circolazione di 50 km orari. Cioè, non sto qui adesso a raccontare tante cose. Cioè, io penso, no, credo eccessivamente che non è una strada della morte. Credo che la causa di tanti incidenti è stata, a parte il discorso che ho detto proprio qui, tutti questi parchi che ha perso la funzionalità, la funzione di strada a scorrimento, ma è diventata una strada di centro urbano. E tutti i correttivi che hanno proposto, abbiamo sentito anche qua l'illuminazione più volte evocata, allora, gli autovelox. Io l'altra volta, fui ospite tuo, dissi: è inutile che parliamo e diciamo, perché comunque quei varchi non potranno essere più chiusi. A parere mio, volete illuminare la strada? Solo illuminare la strada. È un fatto positivo soltanto per gli operatori di polizia che andranno a rilevare gli incidenti nelle ore notturne. Così invece di usare la pila, la torcia elettrica, ci sono le lampade, perché la velocità si faranno lo stesso. Anzi, dirò di più, quando è illuminata faranno le corse notturne illuminate, come fanno il Gran Premio in Cina, in parole però, faranno le notturne sulla strada statale. Quindi occorrono altri deterrenti. Certamente, allora a parere mio su quella strada... Gli autovelox, mo viene il giudice di pace che dice non è Dio, oppure l'ente proprietario della strada. Infatti la volta scorsa io dissi che noi operavamo anche con autovelox su quella strada lì, elevavamo qualcosa come 70-80 infrazioni. Poi dopo è successa una normativa, non so chi è andato in prefetto, perché ci sono sempre quelli là che vanno in prefettura, eccetera, eccetera, le cosiddette lobby, e quindi fu tolto tutto da mezzo perché non c'era più l'autorizzazione del prefetto in qualità di ente proprietario della strada. E quindi fu tolta anche l'autovelox. Quindi con l'autovelox per elevare 70 infrazioni vuol dire che si corre lo stesso. Allora manca, va bene, permissivismo e tutto il resto appresso. Siccome l'unico, a parere mio, allo Stato bisogna la linea di mezzerie, ricordate una cosa, oggi l'attuale linea di mezzerie che va dalla Piaggio ai semafori è continua. E allora ci sono... solo disegnata. Allora, vogliamo... la linea di mezzeria, sulla linea di mezzeria devono essere posti dei dissuasori, in modo che chi sale e vuole entrare in un varco a sinistra deve andare ai semafori, tornare e gira. Chi deve andare a destra deve, e chi esce da destra deve andare ai semafori, e chi esce da sinistra deve andare, in modo che fisicamente, è chiaro, su quella strada diventa effettivamente una strada diciamo comunale, di centro urbano, perché non si potranno fare più dei sorpassi avventati come si fanno fino adesso, e di conseguenza si rallenterà la circolazione veicolare. Allora, poi c'è anche il progetto di creare il marciapiedi per restringere... Ma tutto che voglio... Allora si deve fare questo, illuminiamo la strada, facciamo... Questa separazione tra le due corsie con questi dissuasori, in modo che non mi danno la possibilità di fare certi tipi di manovra. Arrivate ai semafori che devono scomparire, bisogna creare la rotatoria lì, che mi sembra che deve venire dai coglioni di Aron, scusatemi, ma c'è proprio, scusate. I semafori, cioè per fare i semafori, allora ribadisco il concetto: rotatoria agli ex semafori, rotatoria ai pilastri, rotatoria alla piripissa dove c'è la farmacia, e dirò di più, con le attuali esigenze veicolari c'è bisogno di una piccola rotatoria pure all'incrocio dove stanno i vigili del fuoco, cioè l'incrocio di via del Ginestra e via Michele Mazzella. Perché ripetutamente, tante volte, andate a vedere voi che siete della televisione, chi esce dalla via delle Ginestre per immettersi a via Michele Marzelli, ci vogliono 5 minuti, le macchine arrivano sino
al distributore di benzina, poi si mettono le macchine in fila al distributore di benzina. Soprattutto l'entrata e l'uscita dalle scuole. Bene, e rimane l'impatto. Allora, questo è sempre secondo il mio modesto parere, cioè questi sono gli accorgimenti che vogliamo fare, l'illuminazione sulla strada statale, e facciamo solo l'illuminazione, ho detto. Da sola non basta. Assolutamente, servirà soltanto agli operatori di polizia, va bene, carabinieri. È meglio rilevare e avere una visibilità migliore di notte, insomma. E certamente, perché io vado in notte, come ci sono andato, io bisogno trovare la torcia. E invece moderni nei luci o rilevano meglio l'incidente, ma non è che cambia la cosa. Le soluzioni che stai proponendo e che condivido in pieno, mi sembrano veramente normali, la palissiana. Eppure elementari. Elementari, Watson. Eppure questa amministrazione ha speso milioni per incaricare grandi professori, grandi luminari della scienza del traffico, e non lo so queste poche cose alla fine che cosa abbiano proposto. Quindi non hai so questi, no, nei mesi, non so le problematiche, le ipotesi di illuminazione, marciapiedi, ne hanno dette tante. Stavamo lì lì per vedere l'illuminazione, ci sono stati proclami ed annunci, eravamo lì lì per la circunvallazione, perché certi professori che sono stati pagati per avanzare le proposte sul traffico, su come regolare il traffico, penso che abbiano valutato l'intero comune, non soltanto quella strada là. Ma qua pare che non si muove niente. Ritorniamo al punto di prima, se non per soddisfare le esigenze e le richieste degli amici degli amici. 4 mesi dopo questo incidente, stavamo al 10 marzo, siamo passati al 12 luglio, abbiamo ucciso su quella strada, a pochi metri di distanza, da quest'altro versante, un sindaco. Vediamoci che cosa è successo il 12 luglio. Superstrada, un'altra vittima, ennesimo incidente mortale nel pomeriggio, travolto da uno scooter, un turista di 63 anni dell'Hotel President investito sul margine della corsia, Giovanni Oro, è morto sul colpo. Giovanni Oro è sindaco del comune di Fozza in provincia di Vicenza. Il centauro Daniele Buono di Barano è stato trasportato all'ospedale Rizzoli in prognosi riservata. Ennesimo incidente mortale questo pomeriggio intorno alle 16:30. Sulla statale di Ischia all'altezza dell'Hotel President. Coinvolte 2 persone, un turista di 63 anni, Giovanni Oro, sindaco del comune di Fozza in provincia di Vicenza, ospite dell'Hotel President, ed un giovane di 32 anni, Daniele Buono di Barano. Da una prima ricostruzione la dinamica sembrerebbe essere stata questa: il giovane proveniva dal porto e nella curva del President ha investito il turista che stava uscendo dal parcheggio dell'albergo. Nello scontro Daniele Buono è stato sbalzato molto lontano dal luogo dell'impatto e le sue condizioni sembrerebbero abbastanza serie. L'uomo più anziano nell'urto ha riportato una gravissima lesione ad una gamba che è rimasta tranciata quasi completamente. Un medico che si trovava sul posto per caso ha provveduto a chiudere con un laccio emostatico il flusso di sangue della aorta femorale e ha praticato il massaggio cardiaco, fornendo così un primo soccorso allo sventurato turista che purtroppo non ce l'ha fatta. Daniele Buono invece è stato trasportato all'ospedale di Laccamino e sembra essere in prognosi riservata. Questa brutta notizia porta con sé 2 considerazioni. La pericolosità della superstrada di Ischia, che tra varchi e alta velocità è davvero diventata una strada a rischio per chi la percorre, e la lentezza dei soccorsi. Alcuni testimoni dell'incidente parlano di un'attesa lunghissima, oltre i 20 minuti per l'arrivo dell'ambulanza e del personale medico. Un tempo davvero improbabile per il concetto stesso di pronto soccorso. E la notizia della morte del sindaco di Fozza è rimbalzata sulle testate anche online. Il giornale di Vicenza titola infatti: il sindaco di Fozza, Giovanni Oro, muore investito da uno scooter mentre esce da un albergo a Ischia. Quindi ripercorre la cronaca dell'incidente riprendendo quanto descritto sul nostro sito teleischia.it. Aggiunge solo che Giovanni Alessio Oro, nato il 3 aprile del 1950, era stato eletto sindaco di Fozza nel giugno del 2009 a capo di una lista civica di centrodestra.
E questo tragico incidente sulla superstrada ha mandato il traffico in tilt. Si sono formate file di auto lunghissime, come potete vedere, che hanno bloccato la circolazione per moltissime ore. Tutto questo per poter permettere i rilievi e le operazioni di rito. Inoltre il traffico è stato anche temporaneamente deviato per il centro di Ischia. Allora, questo era poi l'incidente del mese di luglio. Non era notte, non era festa, non era, era una bella giornata e sicuramente c'era il sole, non c'era bisogno della illuminazione. Professore Vuoso. Allora, questa è un'altra tipologia di incidente, siamo a pochi metri. Giustamente, come diceva l'amico Giametta, non possiamo parlare di strada maledetta, strada della morte, eccetera, perché se vogliamo metterlo in questi termini ci sono tantissime altre strade, non dico della morte, ma comunque maledette perché sono strade dove ci trovi l'ingorgo, dove è impossibile procedere in modo regolare e tranquillo, eccetera. E strade che purtroppo sono intasate perché? Perché vengono stravolte. Si parlava prima del fuoricampo qua, di che cosa? Della strada che sembra proveniente da Fiaiano, ma là improvvisamente è diventata una mulattiera che è diventata un'autostrada, no? E che sta provocando lo sversatoio di tutte le auto là sulla strada di via Michele Mazzella all'altezza dei pilastri. E guarda che percorrere la strada via Michele Mazzella verso i pilastri, intorno alle 17, verso sì, lo Spalatriello, la strada che viene dallo Spalatriello e che si immette su via Michele Mazzella, ma crea un ingorgo lunghissimo, cioè una fila lunghissima di auto. Quando diventa in quel pomeriggio, certe volte dalle 5 in poi, ma diventa veramente impossibile procedere su quella strada in modo normale. Effettivamente, cioè, sotto i pilastri, tra le macchine che devono andare a Barano, che devono salire a Sant'Antonio Campagnano. C'è l'altra strada pure che dai pilastri va verso Barano, per un tratto di Barano, per un altro tratto la Dischia, pure quello che sta diventando un'altra superstrada. E poi tra l'altro con un aumento vertiginoso anche di attività commerciale e vedi macchine parcheggiate a destra e parcheggiate a sinistra, cioè in effetti la viabilità sull'isola è considerata purtroppo un po' la cenerentola. Perciò ci vuole una razionalizzazione che sia isolata e non soltanto relegata nei confini di un solo comune, perché stiamo parlando adesso anche di Barano, che interviene con le proprie strade. È la viabilità isolana che dovrebbe essere ripensata con dei sensi unici, anche provocando l'allungamento del traffico. Ma io per andare, prima Gennaro diceva mettiamo lo spartitraffico là, quindi chi viene da destra è costretto ad arrivare fino alla fine. Ovviamente l'abitante della zona. Non ho dubbi che quanta gente ci va a finire dentro. L'abitante della zona protesterà, dice: ma tu mi fai fare altri cerchi, mi fai consumare benzina. E vabbè, ma insomma qua salviamo vite umane, oppure risparmiamo i danni alle auto moglie ubriaca e botte piene. Ovviamente delle scelte si fanno e delle scelte fanno a risolvere un problema e vanno a scontentare tanti altri. Induce a correre, io non so voi da quanto tempo non andate su quella strada, la superstrada induce a correre, ad avere un ritmo più quando c'è la possibilità che non deve essere illuminato, ma giustamente come ricordava prima Gennaro, certo con l'illuminazione andiamo ancora più tranquilli e corriamo. Ecco perché la soluzione vera è il deterrente concreto, fisicamente ti va a impedire. Per esempio, Gennaro, su questo caso adesso che abbiamo visto dell'incidente con il motorino. Il motorino è uscito all'epoca dalla grotta e si è trovato in un momento, un punto dove non si vede niente. C'è una semicurva, non è visibile. In pendio, va bene. È vero che ci stavano le macchine con del verde che ulteriormente poi ostruisce la visione, che ti induce ad allargarti. Però voglio dire, è vero che c'erano le auto in zona, è vero che questo signore si è sporto un attimo così, ma è vero pure che negli ultimi 20 metri il conducente di un veicolo che vede un pedone, un'altra cosa, un ostacolo, perché io posso capire che io sto salendo e questo signore è uscito da dentro al parcheggio e si è buttato repentinamente, e allora ci può stare l'impatto. Ma in quella circostanza lì, è vero che il signore si è sporto, però
presumo. Vedi dove è volato il. Sì, mezzo. Va bene. Quando è volato, vuol dire più vola l'oggetto, vuol dire che più veloce vai. Perché l'ostacolo. Io se con l'impatto, se il corpo è rimasto lì dove sta, dove lo vediamo, è stato spostato avanti il corpo, però comunque è nelle adiacenze dell'uscita, non è poi troppo in mezzo alla strada quello che vedo. Sì, però lì ti porta quando io guido un veicolo, siccome è una mezza curva, mi porta sempre a spostarmi sul lato destro per fare velocità, per acquistare uscendo dalla curva. Sì. E quindi diciamo, tornando a prima, no? Dipende sempre dall'uomo, dal soggetto che sta sul veicolo per certe cose. Volevo soltanto chiarire un concetto e quindi mi ha dato l'opportunità di preso. Cioè io non sto parlando di un dissuasore sulla linea continua di cemento armato oppure di ferro, no, ci sono dei dissuasori. Come quelli che ci sono più giù proprio davanti, sì, alla piazza, adesso, quelli là che fanno sì, ma quelli che stanno giù già sono arcaici, quelli là giù alla macchina, vediate che cosa... Ci sono degli elementi, va bene, degli elementi modulari, particolari, che con un eventuale impatto da veicolo non succede non niente. Non provocano gravi danni, perché poi sarebbe... Perché se... mettiamo un altro ostacolo, certamente, un altro pericolo. Tu stai creando tu un pericolo. Appunto. È chiaro, allora volevo chiarire, cioè questo concetto qua, ed è semplice. Il problema dell'isola, guarda... La vecchia strada statale, che era circa tutti di 33-34 km, l'anello sull'isola, non esiste più, un fatto, perché ogni città, vedi un attimo, tra isola, tra Casamicciola ed Ischia, non c'è più la terra, la cavalla, è tutto caseggiato, è tutto agglomerato urbano, tra Casamicciola e Laccamena è lo stesso, qualche cosa tra Laccamena e fuori, ma poi siamo... È un ricongiungimento, quindi non esistono più né le strade provinciali né le strade comunali, ma è tutto centro urbano. Di conseguenza, com'era la classificazione urbana ed extraurbana? Sì. Per cui quelle extraurbane non esiste, poi non esiste più. Non ho mai capito quali fossero, insomma. I signori, non lo so, politici, tecnici, eccetera, devono ragionare e valutare la situazione su questo aspetto qua. Nel centro urbano si va a 40 km là, si va a 50 km, si devono creare i presupposti per la circolazione, va bene, di un centro urbano. Per questi motivi la strada statale, la strada provinciale, non è più circonvallazione esterna, è diventato un centro urbano, e di conseguenza bisogna creare i presupposti per il centro urbano. E usare, purtroppo, è inutile che poi escono le associazioni dei commercianti, l'associazione dei medici, per dire le cosiddette associazioni, in un centro moderno dove si fa turismo internazionale bisogna stabilire dei concetti seri definitivamente, sensi unici e basta, perché con i sensi unici si allunga un po', però si dà la possibilità alla gente di circolare bene, sia i pedoni, e si dà la possibilità al comparto commercio produttivo di lavorare meglio, perché su una strada a senso unico ti posso dare la possibilità di sostare, sulla doppia senso di circolazione non ti posso dare la sostituzione. Ci arriveremo sulla questione sensi unici, che è una questione ancora rimasta aperta per quanto riguarda la viabilità interna sulle strade che abbiamo solo citato, Leonardo e Michele Mazzella. Ci andremo perché ci sono anche delle immagini di alcuni incidenti che accadono quotidianamente da quelle parti, per fortuna anche un po' più lievi rispetto a questi che siamo costretti a sottolineare perché hanno lasciato i morti in strada. Però abbiamo invocato i tecnici. Allora, i tecnici, ascolteremo tra poco, dopo la pubblicità, che cosa ci ha detto dopo questo incidente di luglio il dirigente dell'ufficio tecnico comunale del comune di Ischia, l'architetto Silvano Arcavone. Nel frattempo, pubblicità. A tra poco. Città di Mare, il tuo nuovo compagno di viaggio che trovi sugli aliscafi Ali Lauro. Notizie, luoghi, personaggi, eventi rendono la tua traversata più piacevole. Contattaci per promuovere la tua attività. Oltre 4 milioni di utenti scelgono l'Ali Lauro. Con noi puoi intercettarli e far crescere la tua azienda. Città di Mare, per esaltare le eccellenze. Città di Mare è un prodotto Tele Ischia.
Scopri la comodità del gas e la convenienza delle offerte luce. Coop Gas. Contattaci online www.coopgas.it. Chiama il numero verde 800 917 917 o passa al nostro ufficio di Ischia in via Morgioni 82. Gas più luce. Coop Gas. Comodità più convenienza. Buono pubblicità! Dal 1962, da un'idea di Pino Buono, la pubblicità sull'isola d'Ischia. Buono pubblicità, grafica e stampa, spazi stradali, tabelle 6x3, maxi poster, frecce indicative, insegne, pubblicità televisiva. Grande qualità, grande convenienza. A Ischia Porto, in via Casciaro 2. Buono pubblicità, tutto il buono per la tua azienda. Per il tuo Natale, scegli qualità e risparmio. Scegli C&Met. Ecco alcune nostre offerte. Arista di maiale fresche a 4,30 euro al chilo. Salsiccia suino fresca a 4,50 euro al chilo. Cubrol di vitellone fresco a 12,90 euro al chilo. Gamberoni argentini extra a 5 euro, 400 grammi. Polpo a 3,99 euro al chilo. Calamaro verace a 7,60 euro al pezzo. Pesce fresco tutti i giorni. Astici vivi da 22,50 euro al chilo. Orate e spigole da 5 euro al chilo. E frutti di mare, baccala fresco e salato, tacchini, galline, polli e capponi. E inoltre frutta secca, champagne, spumanti e vini. Ceste natalizie da 9,80 euro. Siamo all'ex cantina sociale. See and Matt. Da noi il tuo Natale è più buono e conviene. Tele Ischia allarga i suoi orizzonti. Tele Ischia LCN 89. Se non vedi Tele Ischia o non vedi bene, risintonizza il tuo decoder. Allora, nello specifico sulla questione degli incidenti, su questa bene o male detta superstrada, nel luglio scorso, esattamente il 17 luglio, 5 giorni dopo l'ennesimo incidente mortale sulla superstrada, abbiamo ascoltato il parere, i suggerimenti, le idee del dirigente dell'ufficio tecnico comunale del Comune di Ischia, l'architetto Silvano Arcomune. Riascoltiamolo. Ormai purtroppo ha meritato l'appellativo di superstrada della morte, la strada, la variante esterna del Comune di Ischia. Si continuano a contare morti, il sangue continua a tracciare il selciato della carreggiata. Architetto Arcomune, negli anni abbiamo sentito una serie di proposte, di discorsi, di soluzioni. Ad oggi qual è la più praticabile, quella che in realtà sta già in stato di avanzamento rispetto alle altre che sono rimaste soltanto lettera morta? Ma diciamo che intanto chiariamo che quel tratto di strada è un tratto di strada di proprietà regionale in gestione alla provincia, quindi c'è una competenza specifica che non consente al Comune di intervenire. Noi abbiamo fatto un progetto preliminare già anni addietro e lo presentammo proprio a Tele Ischia, penso eri proprio tu in quella serata che ci ospitavi, ed era un progetto, io dissi che quello era un progetto di vivibilità di quel tratto di strada, perché quel tratto di strada è un tratto che io ritengo essere un'incompiuta, perché andavano fatti marciapiedi, andava fatta la pubblica illuminazione, andava fatto l'arredo urbano. Quel tratto di strada doveva essere come è, per intenderci, il tratto che collega di via Baldassarre Recossa, che collega Ischia con Casamicciolo. Quindi va riqualificata tecnicamente, ma anche riclassificata? No, va riclassificata, perché già è classificata come gli altri tratti. Sembrerebbe, noi la chiamiamo la superstrada, pensiamo che in quel tratto di strada ci sia una condizione diversa, ma in realtà quella strada lì è classificata ed è come tutto l'anello, l'SS 270 che circola. È una strada a grande scorrimento dove ognuno può fare quello che vuole. Assolutamente, il problema è che non sono stati fatti marciapiedi, per cui ha una larghezza abnorme che purtroppo induce a correre, a fare sorpassi spericolati, e tutto questo naturalmente poi lo contiamo anche in numero di vittime. Per cui nel momento in cui si fanno i marciapiedi, si fa la pubblica illuminazione, si fa l'arredo urbano, quel tratto di strada indurrà certamente a guidare in maniera più prudente. Quella secondo me resta comunque la soluzione. È un tratto di strada che oggi può sembrare, ecco, una tangenziale, un'autostrada addirittura, perché veramente ha delle corsie eccessivamente larghe che illudono il guidatore che si può spingere sull'acceleratore, ma in realtà lì i limiti anche di velocità sono quelli lì previsti in tutto l'anello stradale. E la soluzione sarebbe quella, progetto trasmesso alla provincia, come voi sapete bene, però purtroppo noi
non abbiamo notizie dalla provincia in tal senso. Si parlava di una pubblica illuminazione, sembrerebbe che l'apparto della pubblica illuminazione sia a buon punto, però non è la soluzione, anche perché va constatato che purtroppo i morti in quella strada, la maggior parte degli incidenti accade di giorno e non di notte, quindi non è un problema soprattutto legato alla visibilità, ma è un problema legato alla tipologia di strada. Va anche detto però che non è la strada più pericolosa dell'isola, perché sapete che ci sono stati degli studi approfonditi in tal senso da parte della Fondazione Diacono Conte Avellino con il premio che ci fu l'anno scorso, e non è la strada più pericolosa. Quindi questo che significa? Che tutto questo non possiamo non tener conto del problema dell'educazione stradale, non possiamo non tener conto di questo problema. Senti, intanto poniamo in campo anche altre due o tre cose, innanzitutto i varchi, i dissuasori che non possono essere installati per legge, comunque il fatto che si gira e si fanno le inversioni in punti pericolosi, e poi perché no, una presenza più stabile di controllo che possa indurre l'automobilista a dire c'è il controllo e quindi ecco, può funzionare come deterrente. È la solita barzelletta che dobbiamo mettere un agente dietro ogni cittadino, sembra una cosa assurda, perché un paese civile deve sapersi autogestire e saper rispettarsi, sapersi rispettare, quello è il punto. Certamente i controlli in questo caso aiuterebbero il collocamento di un rilevatore di velocità, però sono palliativi. Io dico che la strada intanto va completata e va conclusa, perché ripeto è un'opera incompiuta, non lo so che successe allora quando fecero i lavori, ma doveva essere compiuta, come è stato realizzato tutto l'anello stradale, quindi con i suoi marciapiedi, i suoi muretti, il suo arredo urbano, i suoi alberelli e la pubblica illuminazione, e quindi di conseguenza ristretta. Darebbe un senso anche ai varchi che nel frattempo sono stati creati. Anche ai varchi che nel frattempo sono stati realizzati, nel frattempo si sono realizzate dei veri e propri quartieri in quei varchi, che non sono varchi che conducono ad un'unica abitazione. Poi, ripeto, l'educazione stradale resta fondamentale, perché il problema non è solo quella superstrada, anzi, ripeto, abbiamo più incidenti stradali sul tratto Casamicciola, zona Castiglione, che su quella superstrada, ci sono più incidenti su via Michele Mazzella, via Alfredo De Luca, per cui il problema fondamentale resta sempre l'educazione stradale. Poi, chiaramente, sulle strade vanno fatti dei correttivi, ma non saranno poi la soluzione di tutto. Andrebbe realizzata e completata questa strada, diceva l'architetto Arcamone, che la definiva nel luglio scorso una incompiuta, quindi andrebbe continuata con la piantumazione, gli alberelli, il marciapiede, l'illuminazione, i varchi, e continuiamo a parlare poi dei varchi. Gennaro. Ma purtroppo, io l'ho detto anche prima, i varchi esistenti, se esiste una legge la creeranno ad Oras, una legge che dice tutti i varchi che sono stati realizzati sulla ex strada statale, domani mattina li togliamo da mezzo, e quindi non esiste, perché c'è una giurisprudenza che li aiuta a chi avevano fatto i varchi, è stato sanato, hanno pagato gli oneri all'ente proprietario della strada, quindi è un diritto acquisito. Ormai. E siccome, e si è consolidato, e siccome il professore è il fautore, cioè come si dice, lotta per i diritti delle persone, quello è un diritto, come il diritto, ognuno di noi ha i propri diritti. Quindi non bisogna ragionare su quel discorso lì, perché... No, professore, l'abuso è stato fatto, ho capito. Però poi dopo devo dare un dritto, perché ho pagato. Basta pagare poi. Benissimo, è tutto a posto. Però Silvano diceva anche un'altra cosa, l'architetto Arcamone, dice gli incidenti sono capitati anche di giorno, quindi l'illuminazione è un palliativo, insomma un falso problema. Ma io ho detto che l'illuminazione serve soltanto a rilevare bene di notte l'incidente stradale, sia bene. Ma non quindi l'illuminazione significa anche centro urbano. Centro urbano significa illuminazione, le aiuole, i marciapiedi e tutti gli annessi e connessi. Considerato e ritenuto che su quella strada non si andava, sempre a parere mio,
Allora usiamo, siccome noi dobbiamo quagliare le staffe, allo Stato, da sopra, va bene, non si possono togliere i varchi, non si può fare questo, non si può fare l'altro, si può fare l'illuminazione. O, penso io, sarebbe opportuno fare l'illuminazione e questo dissuasore, certamente a norme, ho chiarito prima, e quindi si rallenta automaticamente velocità. Però dice, ma io rallento, però a monte, rotatoria, come sta rotatoria a Valle d'A, e quindi lì non creo delle fermate come ci stanno adesso. Creare... Anche sulle dichiarazioni dell'architetto Arcamone, su cosa ti ritrovi e cosa invece non ti soddisfa, come, anche come, voglio dire, punto di vista tecnico del dirigente dell'ufficio. Ma io credo che tecnicamente siano valide le osservazioni fatte da Gennaro Gianetta poco fa. Le cose che io continuo a sentire da parte dei tecnici comunali sono ormai affermazioni trite e ritrite. Anche che perché diceva Arcamone, non è solo quella la strada incriminata, certo. Ci sono altre tipo Michele Mazzello, Alfredo De Luca, oppure la strada del Castiglione, ecco, bene, altre strade dove bene. Ci sono comunque altri incidenti. E allora questo conferma, cioè valora il discorso che facevo prima, avevo cominciato a tentare di fare prima. Cioè che, innanzitutto questo è un problema di tipo politico. Noi dovremmo capire che cosa vogliamo fare di questa nostra isola. Già c'è stato chi ha avuto la bella idea di cambiare il nome al comune di Ischia e già l'ha chiamato città di Ischia, facendo già intendere che in effetti noi dobbiamo abbandonare la nostra origine, la nostra identità di un vecchio comune legato a certe caratteristiche e invece lanciarci verso la realtà della città. Ora con l'idea, almeno chi ha avuto l'idea di definire questa città di Ischia, probabilmente pensa che l'isola di Ischia non debba essere più isola, ma debba diventare una piccola metropoli, così come è già diventata. Però noi poi dopo vedremo, come ti dicevo prima, altri due o tre punti dove ci sono gli incidenti sovente. Però voglio dire, forse legati anche al discorso dell'educazione stradale che noi altri cittadini. Infatti un paio di volte siamo stati sul posto di Piazza degli Eroi, siamo ancora impreparati nel capire come funzionano queste rotatorie. C'è ancora gente che incende. Ho sempre ripetuto una mia affermazione. Dovremmo ritornare tutti nuovamente alla scuola guida. Anche quando ero in amministrazione con la giunta Telese, eccetera. L'educazione sembra una contraddizione, ma lo ripeto senza alcun pericolo di essere smentito. L'educazione va, scusatemi la contraddizione, democraticamente imposta. Non possiamo aspettare che passino decenni e decenni e decenni prima che i giovani si educhino, la gente si educa, eccetera, eccetera. Da qualche parte bisogna cominciare. Se c'è il deterrente, se c'è la multa, se ci sta la tassa, se c'è l'infrazione, allora vabbè, io evito, ma altrimenti qua ognuno fa quello che vuole. Ma ti sei reso conto oggi a Ischia? La viabilità a Ischia, cioè il modo di procedere. Inci non ce ne stanno più, perché quei pochi che ci sono, poveri diavoli, sono occupati. Ognuno fa quello che vuole. Ognuno fa quello che vuole. Però scusatemi, una cosa che vi volevo lanciare. Ma perché siamo abituati a rispettare la segnaletica. Se a colpa corrisponde una pena. Accompagnata dal vigile, scusami. Come diceva anche però Silvano. Diceva anche sorridendo, non possiamo mettere dietro ad ogni cittadino un vigile, cioè è chiaro che il cittadino deve essere... No, ma diceva Mao, colpisci uno, ne educhi 100. Fai l'effetto domino. Dicevo, la colpa è la pena che corrisponde, no? Potrebbe essere il deterrente il fatto, se viene approvato questa proposta che è stata lanciata dal ministro Cancellieri, di omicidio stradale. Cioè dico, una volta in cui è diventato un omicidio, uno ci pensa su due volte prima di incominciare a correre, ci faccio una cosa del genere, incorro in quel tipo di... Questo in parte. Vabbè, qua si parla di casi di ubriachezza, droga. Omicidio, no? E ci sta quello che ha ammazzato la moglie, poi si è sparato, no? Proprio notizia di stasera, mi pare, non so in quale ospedale, dove l'ha fatto. Cioè, voglio dire, esiste pure la legge contro gli omicidi. Però la gente continua... Ma sulla casistica allora dell'omicidio stradale, per esempio, tu saresti d'accordo? Sì, ma voglio dire, se non è accompagnata da altri interventi concreti, cioè che tu non metti la legge che è omicidio stradale e mi lasci la superstrada libera, senza deterrenti concreti che ti impediscano veramente fisicamente
di correre, di fare l'imbecille nel fare il sorpasso, ma tu dimentichi pure. E poi dice tanto, vabbè, che mi accuseranno, mi incolperanno. Mi devono prima prendere. Io poi trovo l'avvocato in Italia, sappiamo come vanno le cose. Ma non scherzi, sono pagliarini. Generale, perché vogliono riallacciarsi al fatto che è successo un altro incidente, sì, sulla Salerno-Reggio Calabria, che quelle due donne, signore, sono state sballate da un precedente incidente, e questo signore che è arrivato e quindi se ne è scappato. Va bene, ma questi qua se ne è scappato perché... Intanto parentesi, scusami, è notizia di Facebook e dei giornali online di oggi pomeriggio, l'ennesimo incidente qui di fronte a noi, a Varcaturo mi pare, che è stato sbalzato in aria, un ragazzo di 17 anni ed è morto sul colpo, cioè voglio dire, ma il comune mezzo gaudio, dappertutto, è notizia di qualche ora fa, sì, non, ma, continuiamo a mietere vittime. Ma sulla strada, ma continuiamo a mietere vittime, se ne mieteranno ancora, fin quando non ci sarà una legislazione che decide seriamente, perché poi dipende sempre dai magistrati, da come ragionano i magistrati. Quindi tu dici che così, messo così, l'omicidio statale non è un deterrente, uno non ci pensa su due volte prima di pigiare sull'acceleratore o di alzare il gomito o di sniffare o farsi un po' di droga prima di andare in macchina. Ma allora ti voglio dire una cosa, il tossicodipendente, se ne fotti di te, di me, del professore e dell'amico che sta di fronte, perché uno che è dedito a sostanze stupefacenti, tu dici, ma quello farebbe qualsiasi cosa pure di fa, ma allora non parlarmi cioè, ma quello lì che beve vino, va bene, un alcolizzato, è chiaro che esce, va in danno, non si interessa, perché l'importante è che lui abbia preso la sostanza, che poi non ti vedi in mezzo alla strada, anzi si continua a fare, perché ogni volta che il tossico, chi ha fatto abuso di sostanze stupefacenti o chi sta embriaco, va là, dice io sono un eroinomene oppure sono un cocainomene, e ci danno più l'attenuante, ma la chimora, caro amico, certo, mio Romano, non dimentichiamoci, e allora le famiglie, la ministra Cancellieri, la ministra, l'esimia ministra Cancellieri, che invece di andare ad apparare i suoi amici, va bene, che sono falliti, e li appara, è chiaro, e viene salvata, deve dire l'omicidio stradale è perché chi fa abusi di queste sostanze, di fare queste abusi, lì è l'omicidio. Io che sono un po' disgraziato e sto guidando e pigliano colpi sonna, di conseguenza cagiono un incidente, io non sono un assassino, perché è successo un fatto, ecco l'omicidio colposo. Ma il fatto che io mi faccio l'eroina vuol dire che io reiteratamente faccio che la ci fate, e quindi se mi metto alla guida, se io mi facessi l'eroina o la cocaina, ma va che me ne andano lì, sto lì, posso morire io, ma se io mi metto alla guida e so chiaramente che posso cagionare questo, e so anche che se io dovessi cagionare un incidente, la legge, la magistratura, chi mi deve giudicare, vorrà 10 attenuanti generiche, male per chi muore, lì è il discorso. Certo. Senti, allora noi prima abbiamo ascoltato i giudizi di qualche politico non isolano su quello che accade sull'isola Ischia, abbiamo sentito Dino Ambrosino, consigliere del PD di Procida. Nelle nostre trasmissioni dell'epoca a luglio, ricorderai Gennaro, che abbiamo ascoltato invece anche dai Verdi il parere di Francesco Borrelli. Ne abbiamo uno stralcio, sentiamo Borrelli. Chi ha concepito le strade di viabilità sull'isola d'Ischia, insomma, non l'ha pensata per un'isola in cui bisogna andare piano piano, ma ha quasi stimolato le corse di alcune persone che ovviamente vedono in quelle linee dritte, in quelle curve ben fatte e così via, dei luoghi dove poter sfogare la loro frenesia di corsa. Non a caso mi risulta che sull'isola di Ischia sono parecchi personaggi, non probabilmente per questo motivo, ma che sono proprietari addirittura di Ferrari Testarossa. Io vorrei invitare tutti a riflettere su quello verso cui si sta spingendo l'isola, ma ovviamente tutta la provincia di Napoli, e dire fermiamoci e rispettiamo le regole. Una di queste cose, una delle prime cose da fare, soprattutto per evitare nuove tragedie, è che le strade principali, quelle soprattutto che spingono lo scorrimento veloce, siano piene di dissuatori e dissuasori di tossici. Non c'è bisogno di correre sull'isola di Ischia, non c'è bisogno di avere piste di Formula 1, e se qualcuno vuole sfogare la propria Ferrari o la propria supermoto o macchine di grossa cilindrata, se ne va nei circuiti specialistici. Dobbiamo essere noi per essere molto rigidi e non giustificare nessuno.
perché finché vivrà sul nostro territorio la giustificazione di qualsiasi atto, vabbè, ma quello è un bravo ragazzo che va, non sono bravi ragazzi persone che vanno a 200 all'ora sull'isola d'Ischia, sono dei pazzi scalmanati e vanno fermati e vanno in alcuni casi anche arrestati. Ha detto che insomma non bisogna poi essere troppo buoni, quando ci sono degli scalmanati che si mettono alla guida i ragazzi non bisogna essere troppo buoni nel giustificarli, insomma, sì. E parlava anche dei dissuasori lo stesso Borrelli, quindi ci ritroviamo con... Abbiamo detto anche che ci sono altre strade che hanno provocato morti l'anno scorso e non solo, ma anche incidenti. Li vediamo però subito dopo quest'altro stacco pubblicitario. A tra poco. Per il tuo Natale, scegli qualità e risparmio. Scegli C&Met. Ecco alcune nostre offerte. Arista di maiale fresche a 4,30 euro al chilo. Salsiccia suino fresca a 4,50 euro al chilo. Cube roll di vitellone fresco a 12,90 euro al chilo. Gamberoni argentini extra a 5 euro, 400 grammi. Polpo a 3,99 euro al chilo. Calamaro verace a 7,60 euro al pezzo. Pesce fresco tutti i giorni. Astici vivi da 22,50 euro al chilo. Orate e spigole da 5 euro al chilo. E frutti di mare, baccala fresco e salato, tacchini, galline, polli e capponi. E inoltre frutta secca, champagne, spumanti e vini. Ceste natalizie da 9,80 euro. Siamo all'ex cantina sociale. See and Matt. Da noi il tuo Natale è più buono e conviene. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Scopri la comodità del gas e la convenienza delle offerte luce. Coop Gas. Contattaci online www.coopgas.it. Chiama il numero verde 800 917 917 o passa al nostro ufficio di Ischia in via Morgioni 82. Gas più luce. Coop Gas. Comodità più convenienza. ABC per respirare l'atmosfera natalizia. ABC, la tradizione, il presepe, i pastori, gli addobbi natalizi. ABC, grande assortimento di alberi ignifughi, decorazioni, festoni ed illuminazioni. ABC, un mondo di belle idee. ABC, siamo a Ischia Port, sulla riva sinistra. ABC, illumina tuo Natale. Amarischia. Amaro quanto basta, ghiacciato quanto vuoi. Per la tua salute scegli Fisio Aragonese. Medici e professionisti con attrezzature di nuovissima generazione hanno la soluzione per ogni tuo problema. Laser ad alta potenza, TECAR, SIT, riabilitazione ortopedica, neurologica, posturale ed elettroterapia. Siamo in grado di ridurre un'infiammazione, togliere il dolore, migliorare il movimento articolare, abbreviare i tempi di recupero motorio. Grazie alla pedana propriocettiva Tecnobody curiamo le patologie di anca, ginocchio, tibio-tarsiche, lesioni meniscali, traumi della caviglia, soprattutto nel periodo post-operatorio, ginnastica correttiva per bambini, ginnastica posturale per adulti e Pilates, presso il Centro Medico Aragonese, in via Giambattista Vico, a Ischia Ponte. Fisio Aragonese, per il tuo corpo, per la tua salute. Gran Caffè Vittoria. Il caffè. L'aperitivo. La pasticceria e la gelateria.
Gran Caffè Vittoria per i tuoi appuntamenti con dolci peccati di gola nella esclusiva atmosfera della piazzetta di Ischia. Gran Caffè Vittoria. L'unico peccato è non fermarsi. Tele Ischia allarga i suoi orizzonti. Tele Ischia LCN 89. Se non vedi Tele Ischia o non vedi bene, risintonizza il tuo decoder. Allora facciamoci questo excursus anche con le immagini, signori, altrove nell'isola. Andiamo in chiesa in questo momento con queste immagini, perché non abbiamo il posto. E ricordiamoci la notte di Halloween a Forio, la curva che poi scendeva a Citara, la 19enne Assunta Lucia D'Ambra, venendo da Ischia, doveva andare verso Panza. E queste sono le immagini e le foto del funerale di questa giovanissima lì a Fontana, la ragazza che doveva tornare a casa con un'amica sul motorino. Evidentemente non dovette prendere bene la curva per continuare verso il Cotto ed è andata ad impattare di fronte, non ho capito bene se nell'aiuola o nel muro di fronte della casa che sta lì ad angolo, zona Imperial per intenderci, e un'altra giovane vita che se n'è andata. Questo siamo in settimane più vicine a noi, era il 2 di novembre, quindi anche in altre zone, caro Gianni, dell'isola ci sono. Poi vabbè, negli anni passati abbiamo visto anche giù allo Scentone, c'è stato un altro incidente, insomma. Ma andiamo invece con queste altre immagini, Vito, cortesemente. Torniamo a Ischia, alla via Michele Mazzilla. Ecco, queste sono ancora le immagini funerali. Questo è un incidente che può capitare ogni momento se uno in maniera disaccorta esce da Chiocca e deve andare o su o giù, e quindi lì all'incrocio con l'uscita degli autobus, la via Michele Mazzella, in un pomeriggio, vedete, stava sull'imbrunire, anche qui accadono i famosi incidenti, perché mi sembra che questa macchina stesse proprio uscendo da Chiocca, dirigendosi verso su, verso i semafori. Quindi già metta dicevamo che via Michele Mazzella andrebbe attenzionata un po' di più anche su queste cose. Al limite, vabbè, ma imporre un senso di marcia unico. Questa è una vecchia diatriba su via Michele Mazzella, no? Allora, chi esce da Chiocca che deve fare? Può scendere, può salire, che deve fare? Può scendere e può salire allo stesso. Adesso sì, sì, però facendo questo un attimo di disattenzione si provocano, certamente, per fortuna, cose lievi, però comunque c'è lo scopo, però si blocca il traffico. Però Michele Mazzella allo stato attuale c'ha due marciapiedi, diciamo, è centro urbano. Certamente il soggetto che è uscito, che guidava il veicolo, che si metteva sulla via Michele Mazzella, deve osservare bene ambo i lati. Però ci sta sempre un fatto che avviene un incidente, qualcuno non rispettava le norme, perché io mi ricordo proprio questo fatto qua. Poi dai veicoli che io ho notato, c'è un mezzo a due ruote e una macchina. Vabbè, ma io ho notato nel filmato che, diciamo, il danno che ha subito la macchina è, cioè, non è un danno di un impatto, diciamo, moderato. La macchina, per come si rompa così, vuol dire, se stava ferma e l'altro che gli ha dato dentro, bisogna stabilire un attimo tecnicamente a quando si circolava. Diciamo che questo poi è accaduto il 17 giugno, quindi l'avranno già stabilito, l'abbiamo preso ad esempio perché ci è capitato le immagini. Ecco, questa è la macchina, giugno, la macchina, ecco, che stiamo... Eccola lì. Quindi, presumibilmente è stata presa nell'uscita... Questa signora, perché voleva andare ai semafori, hai detto? Doveva salire, sì. Però come sta la situazione? Che quella signora già aveva impegnata la carreggiata. Sì, e però... il motorino che sopraggiunge, cioè il motorino, il mezzo a due ruote, che non era un motorino semplice, che scendeva, gli è andata, ecco, vediamo poi che è stato sbalzato dall'altra parte della strada, insomma, il motorino. Bene, allora un impatto tra un motorino e una macchina a moderata velocità non si fanno i voli, vai a finire dalla, cioè, decolli, eccetera eccetera. Bisogna andare a valutare un poco i veicoli a che velocità si muovevano sulla strada. Il fatto chiaro è che comunque quella macchina in uscita da, per rimettersi, non è che avesse una notevole velocità. Andiamo a casa Micciola, a casa Micciola un po' più avanti nel tempo, era sera e siamo al 1° ottobre, ecco, il famoso, la rotatoria dell'ancora, ecco, qui anche in questo, in uno di questi casi, nell'incertezza di non sapere chi va, vado io, vieni tu, chi scende, chi sale, chi viene da Forio, chi viene da Ischia, chi viene dalla parte interna, chi sa.
chi sale dal Piemonte della Misericordia. Ma una cosa, ma sulle rotatorie, la rotatoria, va bene, è sancita e concepita il codice della strada, regolamenti di esecuzione, anche alla... qua a Ischia... Ah certo, non lo so ancora. Ma non lo sa perché a Ischia già di base c'è una circolazione lenta, svogliata, distratta, ecco. E fanno tutte queste cose qua, ma arrivano in una rotatoria, va bene, parlano oppure discutono, andiamo piano. Nella rotatoria lo stiamo dicendo da tanti anni, eppure con te lo stiamo dicendo. Abbiamo fatto un servizio qualche benissimo. Mese fa. Nella rotatoria non si dà la precedenza a destra, si dà la precedenza a sinistra. Cioè tutti nella rotatoria, tutti i veicoli che impegnano, va bene, che superano i triangolini sulla loro carreggiata, sei destra, hanno la precedenza. Quelli che stanno da questo lato dei triangolini, che significa dare precedenza, va bene, la devono dare la precedenza. E invece noi ci troviamo ancora oggi, e lo noto anch'io, che ci sono delle persone che hanno già impegnato la rotatoria che vogliono dare la precedenza a destra e a chiesa. E allora io, tutte le volte, lei ha la precedenza, lei ha la precedenza, allora vi rifiutiamo, non sapevo. Purtroppo la realtà è questa. Siamo metro ogni giorno un operatore, allora vuol dire preghiamo i comandi di polizia municipale e i colleghi della polizia municipale e comune di... Tante volte l'abbiamo fatto insieme, ma chiaro, volevo soltanto fare un inciso rispetto al professore che ha detto i vigili urbani a Ischia. È vero, sono pochi. I vigili urbani sono pochissimi a Ischia, però sempre presenti. Bisogna dare atto, sono sempre presenti perché anzi fanno il loro dovere, si impegnano e sono responsabili. Questo volevo... Proprio perché sono pochi, io non sto dicendo che sono assenti, sto dicendo che sono pochi. Poi ci sta fra quello che sta in malattia, quello che deve prendere le ferie, eccetera. Già è un gruppetto che viene super ridotto. Allora dico, scusami. Certe spese che si fanno in determinate direzioni potrebbero probabilmente essere investite proprio per garantire una maggiore presenza di vigilini, di vigiloni o comunque per incrementare... Gianni, però è bello parlare di incidenti e poi sentir parlare che i vigili devono essere investiti, ecco, è simpatico. Però ecco, scusa, sulla casistica che stiamo vedendo, però, Gianni... Noi adesso ci stavamo un po' così attardando sul motorino, l'impatto a destra, a sinistra, la macchina che si è rotta, eccetera. Io vorrei riproporre l'attenzione sul tema, no, che secondo me è fondamentale, che è sempre un tema di scelte. E ripeto, che cosa vogliamo fare di quest'isola? Isola che è intasata di macchine. Le manifestazioni che ogni tanto, è già la seconda, si fa la seconda edizione, no? Non voglio usare il termine straniero, ma questo invito a vivere, no, a piedi il paese. Si è fatto prima, mi pare, a maggio o giugno, o si è fatto da poco pure in periodo invernale, eccetera. Secondo me sono momenti, sono occasioni più festose che altro, perché poi alla fine... E tutti quelli che... Qualcuno diceva sono un test, perché vedere un attimo come il cittadino ischitano, l'isolano, percepisce e recepisce questo fatto del doversi privare volutamente del proprio mezzo per andare in città, per qualche ora. Allora, se invece cominciassimo un po' a pensare, ti ripeto, e qua ci stanno delle immagini, cominciassimo a pensare veramente dove vogliamo andare in quest'isola. Se vogliamo veramente ridurre le auto, ce ne stanno troppe, ne abbiamo troppe. Il problema più grave è proprio questo qua. E non so, allora io vorrei cogliere l'occasione per invitare la neo assessora Marianna, l'amica carissima Marianna Boccanfuso, assessore alla Polizia Municipale qua di Ischia, e che mi pare dovrà vedersela pure con la patata bollente del traffico. Ma finite le feste, probabilmente la inviterei a mettersi al lavoro per promuovere, diciamo, pure un forum sulla viabilità isolana, con i colleghi isolani, per dire, senti, ma che cosa bisogna fare veramente di quest'isola? Perché è inutile che qua stiamo a fare pezzetti e pezzettini di questa e di quest'altra strada. Vogliamo ridurre veramente, vogliamo impedire veramente l'uso della macchina, ridurre l'uso della macchina, ma non con manifestazioni sporadiche più o meno festose? Partendo da che cosa? Noi giusto
agli inizi dell'anno scorso si parlava di questa cosa del senso unico Leonardo Mazzella, Michele Mazzella. Infatti abbiamo alcune immagini di un incontro lì alla Chiesa del Buon Pastore dell'8 di febbraio, se non vado errato. Ecco Gianluca Trani, gli amministratori che discutevano con i cittadini. Verrà ripreso secondo te questo argomento? Noi ci stiamo andando di striscio, Giametta parlava di sensi unici in maniera generale, abbiamo parlato di via Michele Mazzella, però ecco, ma adesso che cosa bisognerà fare? Ma adesso via Leonardo Mazzella si risale da via Sogliuzzo fino a via Foschini, poi l'altro tratto è a doppio senso, quindi non è che sia cambiato. No, dico Michele Mazzella in prospettiva, voglio dire, da quest'altra parte, un'idea di un anello stradale unico, si scende da una parte e si sale dall'altra. Ma io a proposito di anelli, tolgo l'occasione perché si parla di strade pericolose, no? Non per tornare alla Mandra, ma avevo suggerito un piccolo tratto per poter arrivare al parcheggio di Marzio, lasciando un piccolo tratto dal supermercato Fra Cuomo fino al parcheggio Marzio, magari eventualmente anche a piccolo doppio senso. E mi diceva qualcuno, dice no, là è pericoloso perché c'è la curva pericolosa. Non è che tu però in curva ci arrivi a 100 all'ora, insomma, vabbè. Comunque, mettiamo da parte la pericolosità di questo piccolo tratto, ma io prendo in esame via Nuova Cartaromana. Ditemi voi in che condizioni si può guidare, si può percorrere quella strada, dove tu sulla destra trovi parcheggiate centinaia di macchine e quest'altro pezzettino di carreggiata la trovi a doppio senso. A doppio senso, sì. Allora, o rompi lo specchietto di destra, o rompi quello di sinistra, o urti con la ruota contro il marciapiede. Soprattutto nell'ultimo tratto, quando arrivi all'incrocio con Giovanni Battista Vittorio. Devi aspettare sempre la precedenza, prima uno e poi l'altro, che avviene sempre in modo bonario. Scusa. Però, ultimo... Allora, scusa, per completare, perché adesso non coglie l'occasione? Si sale per via Leonardo Mazzella e si scende per via Nuova Cartaromana, a senso unico. Ah, in quell'altro caso, Giametta. Cioè salendo, occupando, intervenendo su Nuova Cartaromana. Quindi questo significherebbe... È diventato un anello, crea un anello. Significherebbe già da Sant'Antuono San Michele fare tutto il giro. Ma questo già lo dicemmo indietro tempo. Quindi fare tutto un anello che poi ritorni a Fondobosco. Scendendo cioè qua. Voglio dire una cosa. Dobbiamo decidere per dove vogliamo entrare in questo paese. Allora vogliamo entrare per il porto, allora vogliamo entrare... Per la dove sta la Piripista, la farmacia Sant'Anna, cioè, allora o si scende giunti a Piazza degli Eroi, due direttrici, uno che va a destra e uno che va a sinistra. Per tornare un'altra volta a Piazza degli Eroi devi fare tutto il giro, va bene? Si allunga, però liberi, crei spazio. Allora se io, cioè il senso unico non è che è razionalmente è giusto e valido, però se io da Michele Mazzella e non c'ho da fare molto, devo perdere tempo e da ottobre ad aprile tanti alberghi sono chiusi, si circola sulla strada, se io entrando da Michele Mazzella lato farmacia Sant'Anto giungendo a Piazza degli Eroi per tornare a via Michele Mazzella devo andare per via Nuovo Cartaromano o via Leonardo Mazzella a salire e ci fa tutta una ducita. Non mi conviene più. Intanto abbiamo visto, l'abbiamo detto di striscio prima, quando parlavamo di via Pontano, del seminario, del parcheggio di Sant'Aroni, il parcheggio della Siena, abbiamo parlato dei lavori che spesso impongono delle variazioni di traffico o impongono e incominceranno. Perfetto. E qui ti volevo. Sentiamo nel cronoprogramma dell'amministrazione comunale che cosa è previsto a partire da questi lavori già che sono in corso da subito dopo il Natale. Ce l'ha raccontato in sintesi Paolo Ferrandino. Sentiamo. Previsti la ripresa dei lavori per quanto riguarda Ischia Gas, che dovrebbe smantellare una carreggiata di via Iasolino da dove hanno lasciato l'anno scorso fino alla Piaggio, per intenderci, fino a giù al parcheggio. Poi dovrebbero riprendere i lavori su via Pontano e adesso vediamo un attimo perché lì è incominciato, io dico finalmente, perché era uno di quei sogni che io vedevo con i miei occhiali e che tu non vedevi, il parcheggio della Siena, finalmente il privato Sant'Aroni, anche se non in diciamo
con project financing con l'ente, ma con una convenzione con l'ente, sta realizzando qualcosa di importante per Ischia Ponte, e quindi oggi vivremo una marea di disagi, soprattutto per il posto macchina che non c'è. E poi praticamente completeremo quello che sono piccole opere sul territorio, ma quello che sono i lavori più importanti riguardano il gas, che dovrebbero interessare via Pontano, con tutta la ribasolatura di via Pontano nel tratto che devono ancora completare dal Mare Blu al Miramare, tutta quella zona ad uscire, e via Baldassare Cossi, altri piccoli interventi. Poi mi auguro che si incomincino i lavori del Marconi, per il quale abbiamo avuto un grande finanziamento, che incomincino i lavori dell'asilo comunale, quello per il quale c'è stato un altro finanziamento sotto al parcheggio di via Morgioni, dove stanno quegli arconi. 5 di quelle campate sono interessate per la realizzazione di questa struttura, ed è una cosa prossimamente, questo già in appalto, quindi già una cosa, diciamo, per la quale si sta operando per l'appalto. Poi mi auguro che incomincino i lavori del parcheggio Giolli. C'è stato un contenzioso, lì c'è una ditta che si è aggiudicato la causa, in causa l'appalto, e speriamo che a breve si trovi il modo per farlo incominciare. E mi auguro poi, sopra ogni cosa, indipendentemente dalla mia volontà, ma sono qui le procedure che purtroppo ci stanno costringendo, che posso incominciare l'altra mega opera, e che riguarda il multipiano del parcheggio della galleria vicino alle spalle della Piaggio, per intenderci, alle spalle del tornante che abbiamo fatto sotto via Quercia, e qui in quell'angolo lì, perché quello potrebbe essere una cosa molto 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 importante. In tutto questo la Regione Campania ha appaltato, e ci auguriamo ancora che poi segua quello che sono state le indicazioni che il Comune di Ischia ha dato con una delibera all'unanimità del Consiglio Comunale, ha appaltato la ristrutturazione del pontile 1 nel porto di Ischia. Il Consiglio Comunale all'unanimità ha deciso e ha indicato alla Regione, ha chiesto alla Regione di delocalizzare quel pontile per guadagnare quel posto che rappresenta uno scenario spettacolare a chi entra per la prima volta nel porto, a quello che è la sua reale dimensione, senza quella bruttura riposizionata in quello stesso posto. C'è tanta roba in pentola che, se per caso si riesce a portare al punto esatto di cottura, credo che il territorio, al di là dei disagi diciamo specifici o locali che si possono subire, potrà poi praticamente ritrovarsi un paese, potremo ritrovare un paese completamente diverso, con un'immagine che in qualche modo ci potrebbe anche ridare un minimo di orgoglio e dignità. È stato sintomatico il riferimento di Paolo Ferrandino al punto di cottura, insomma, da Baldassarre Cossa, il parcheggio, il Giolli, completare via Pontano, il parcheggio della Siena, insomma, interventi che sembravano essere, ecco, lì lì per. Quindi sarà un 2014, caro professore Vuoso, sai, e caro Giametta, che vedremo sventrato e rifatto sto paese, insomma. Sai, quando c'è una festa, c'è un buon fuochista che spara, no? Le bombe di qua, bom, 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 la sparatoria continua, no? Il gran finale, grandi botti, poi alla fine, quando finisci, c'è una bella tranquillità, cose così, no? Perché dico questo? Perché veramente mi sembra di assistere al grandi botti, però poi una volta che smette di ecco, che il grande nostro amico comunicatore, Paolo Ferrandino, sta in silenzio, ecco, c'è la pace tranquilla, e assistiamo, poi continuiamo, aspettiamo queste grandi opere. Ma queste grandi opere comunque non è che garantiscano una sana e intelligente opera fattiva amministrazione di questo paese. La viabilità resta quella che è, caotica. La vivibilità del paese resta sempre quella che è. Però mettiamo caso, no? Questo parcheggio lì sotto la... Sì, ma se facciamo arrivare altre macchine, anche abusivamente, da Napoli e da Pozzuoli, perché i controlli sono abbastanza scarsi d'estate, e noi ci troveremo altre macchine in più. Cioè, voglio dire, e lo se stesso continuiamo... Da quanti anni stiamo parlando del parcheggio? Ma figurati, queste sono cose trite e ritrite. Voglio dire, e continuiamo a ripetere. Questi lavori possono portare un vantaggio, queste due opere, qualora venissero realizzate. Sì, le grandi opere. I vantaggi ci sono. Ci sono i vantaggi. Però volevo dire, per quanto concerne queste opere, supponiamo che si inizino i lavori detti, non l'attuale viabilità non ne risentirebbe, cioè non, se si costruissero, si realizzassero queste opere,
Allora parliamo parcheggio della Siena, parliamo del parcheggio fuori al Giolle, del parcheggio là, con 1000 posti macchine. E quindi. Non diceva vuoto, le macchine ci devono andare lì. Però cioè, bisogna lì vedere cosa possono dire quelli che gestiscono i parcheggi attuali. Guerra Giolle. Isasà, Giolle, eccetera, eccetera, eccetera. E siccome si fa politica, non lo so, con i consensi, ma non lo so, prima abbiamo parlato dei commercianti che dicono la loro, e quindi ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino. In questa in questo spazio di Paolo Ferrandino, che ha parlato dei terminal, penso che beh, là sul porto è tutto un discorso tutto a parte. Un discorso di qualificazione è un ambientale a parte. Cioè, voglio dire, personalmente non opterei per il vecchio primo terminal che sta di fronte alla chiesa di Porto Salvo. Io tutto quell'area la libererei definitivamente, perché quella è un'area importantissima, gente che effettivamente può godersi questa veduta di un porto straordinario, che poi non l'ha fatto nessuno questa struttura, ma è stata fatta dal creatore. Questa chiesa dell'Ottocento che deve soccombere davanti a queste strutture, che sinceramente le biglietterie, che mi meraviglio di tutti questi grandi architetti, che pure l'architettura è un fatto bellissimo, perché chi fa architettura c'ha il senso del bello, del razionale, del funzionale. Invece, secondo me, allo Stato tenno tutta una cosa che non è terra, cioè non si sa di che cosa. Sì. E quindi io gradirei vedere queste cose. Poi le strutture, i finanziamenti sono bloccati, non sono bloccati, si possono fare. Allora io spero che si facciano. Spero di più che si realizza qualche cosa di positivo, cioè nell'area portuale, e si cancellino degli scempi della natura. Riassumendo, allora siamo arrivati in coda a questa nostra prima trasmissione del nuovo anno. Allora adesso vi inviterei a fare un attimo la sintesi, in conclusione, delle cose che abbiamo detto e diciamo degli argomenti di cui ci siamo occupati, partendo ovviamente dal discorso della viabilità e passando per la strada che ha causato morti, o se sono morti indipendentemente dalla strada, diciamo la superstrada, e quali sono i possibili correttivi per migliorare e per impedire, evitare, quantomeno limitare questi incidenti stradali. Incomincerei proprio da Gennaro Giametta. Allora, Giametta, in sintesi. Beh, la sintesi di tutto quello che è stato detto, che abbiamo esposto, e dipende prima di tutto dalla volontà, cioè per realizzare certe cose. Per quello che abbiamo detto, ci vuole una grande, diciamo, la volontà politica, cioè del legislatore che responsabile, conoscendo tutte queste tematiche che sono state esposte, che sono state elencate. Può darsi pure che abbiamo detto un sacco di... Però intanto tu hai detto due cose importanti: ricorrere alle rotatorie e al dissuasore sulla linea. Oggi le cose più fattibili per essere positivi, fattibile, poi mi correggerà concreto il professore, bisogna fare le cose che si possono fare, e allo stato attuale, rispetto a questi progetti faraonici, eccetera, eccetera, le cose per evitare, che abbiamo parlato della strada statale, l'ex strada dei morti, eccetera, eccetera, noi siamo concordi e siamo d'accordo che con un dissuasore lungo l'asse della mezzeria, di tutto l'arco di 1800-2000 metri, quant'era questa strada provinciale, servita da rotatorie appropriate, uno agli ex semafori, un altro ai pilastri e un altro alla piripissa, si creano proprio i presupposti di una circolazione, è vero rallentata, però continua. E si creerebbero i presupposti e con l'illuminazione poi della si creerebbero i presupposti effettivamente di un deterrente. Ecco qua, noi creiamo il deterrente affinché non si possa fare certe cose.
soltanto con l'illuminazione, eravamo concordi tutti quanti, che si creano i presupposti di correre ancora più velocemente. Questo è un mio personalissimo pensiero, proprio dalle esperienze che ho fatto per tanti anni. Però ritornando poi alla viabilità all'interno del territorio del territorio comunale, bisogna decidere definitivamente, per migliorare questo paese, per annoverarlo nei paesi, nella cittadina internazionale. Prima ha parlato che il comune di Ischia, ora è città di Ischia, e allora per appropriarsi, per ribadire il concetto di città di Ischia, bisogna, come in tutte le città del mondo, d'Europa e del mondo, oggi in tutte le città del pianeta si circola a sensi unici. Non esistono più strade doppie senza circolazione. New York, senso unico. Miami, senso unico. Torniamo in Italia. Milano, Roma, andiamo ancora più giù. Se andiamo a Casavatore, a Crispano, io sono di Fratta Maggiore, provincia di Napoli, sono andata a casa di mia sorella, ho constatato che tutto funziona a senso unico. Fratta Maggiore, grande struttura, un paese dell'entroterra dove si lavorava la canapa, si lavora la terra e tutti i resti, però gli amministratori di quella comunità, che anche se è una cittadina di 60.000 abitanti, però si sono resi conto che devono circolare a sensi unici. Bene, Gianni Boso, allora, invece per quanto ti riguarda una dimensione più isolana per affrontare il problema in maniera unitaria. Recuperare la nostra identità di isola di Ischia, che non autorizza e non dovrebbe sollecitare il caos e l'invasione automobilistica, ma dovrebbe riportarci invece a una dimensione più umana. Vorrei sollecitare ancora una volta l'amica Boccanfuso, l'assessore Marianna Boccanfuso, a promuovere questo forum a livello interisolano, sollecitando le associazioni di categoria, vari responsabili, interessati, eccetera, a pensare davvero cosa fare concretamente della nostra viabilità e della nostra vivibilità di questa benedetta isola. Senza dimenticare tutte le cose che sono state dette da 50 anni a questa parte, e cioè di creare isole pedonali o quelle vere, mi riferisco a quelle vere, reali, di pensare alle famose navette elettriche che ogni tanto vengono istituite, ma non le vedo mai, con parcheggi che poi dovrebbero essere fatti, a prescindere dai fuochi d'artificio che abbiamo sentito prima e dai grandi botti. Quindi voglio dire, cerchiamo di arrivare innanzitutto a una definizione davvero politica del problema, perché al di là adesso delle scelte tecniche, fermo restando le indicazioni precise e tecniche che suggeriva Gennaro prima, ma se non definiamo un piano e una scelta politica, abbiamo voglia di ripetere ancora per 50 anni le stesse cose. Bene, vi ringrazio per essere stati con noi in questa prima trasmissione del 2014. Noi incominciamo il nostro cammino, anzi lo continuiamo perché non ci siamo mai fermati, solo la settimana scorsa perché era Natale, era Santo Stefano, quindi non potevamo essere presenti per ovvi motivi. Noi continuiamo ad esserci sempre, se voi vorrete seguirci, per continuare a parlare dei problemi dell'isola, visti nella loro dimensione di isolanità, ma da un punto di vista positivo, cioè la nostra isola non è scevra dai problemi che ci sono dall'altra parte della terraferma, facciamo comunque parte di un'Italia, di un'Europa e di un mondo, e quindi i problemi a volte si rincorrono e sono sempre gli stessi. Paese che vai, usanza che trovi, ma anche problematiche che trovi. Grazie per averci seguito e ci vediamo giovedì prossimo. Buonasera, grazie. Buonasera.